catégorie long métrage. Grand prix international du Festival de Cannes 1967. À Blow Up de monsieur Michelangelo Antonioni. Cosa posso dire? La storia di della giornata di un fotografo e dell'esperienza che questo fotografo fa durante questa giornata. Dico esperienza per dire che proprio attraverso le fotografie scopre quello che lui non aveva visto. Ecco perché parlo di esperienza ed ecco perché è abbastanza importante. Cioè questo fatto è tale da metterlo in crisi alla fine del film. E tale da rendere questa esperienza positiva, tutto sommato. Cioè, io considero questo film come un film ottimista. È stato certamente facile per lui entrare così velocemente, così acutamente nel mondo inglese, al punto che gli inglesi che hanno visto il film e gli americani che lo stanno vedendo in questi giorni considerano uno dei più bei film inglesi che mai siano stati fatti nella storia del cinema inglese. Hai detto che gli altri film li hai fatti con lo stomaco e questo con la testa. Che cosa vuol dire esattamente? Vuol dire... Non è una battuta? No. No, è la verità. Vuol dire che ho fatto questo film molto più distaccato, cioè cercando di ragionare su quello che stavo facendo. Invece gli altri film io li ho girati proprio, è vero, più con lo stomaco che altro. Non, molto spesso andavo a girare e non sapevo nemmeno che cosa dovevo girare, proprio perché mi piaceva essere in uno stato quasi di disponibilità. Sì, nei confronti del film. Essere completamente disponibile, insomma. Sì, è la prima idea, credo che per me almeno sia sempre la migliore. Mi pare che tu sei riuscito ad andare piuttosto avanti, soprattutto per ciò che è lo sfruttamento del problema del colore. Beh, sto cercando di fare dei tentativi per risolvere, non per risolvere il problema, perché credo che non c'è soluzione a questo problema, ossia ciascuno lo risolve a modo suo. Io faccio le mie esperienze, anche quella in questo film è un'esperienza molto diversa da quella che ho fatto nel Deserto Rosso, perché qui ho usato il colore in modo apparentemente più realistico. Sono intervenuto di più nella realtà proprio perché dovevo dare un quadro di questa realtà molto più vero che non nel Deserto Rosso, dove la realtà era vista attraverso gli occhi di una nevrotica. Qui invece il problema era diverso, quindi per dare una certa immagine, una certa rappresentazione di questa realtà, io dovevo fare eliminare certi colori, aggiungerne altri, fare in modo che tutto avesse una sua unità, e per fare questo ho dovuto intervenire molto di più che nel Deserto Rosso. E quando dico intervenire dico proprio dipingere le cose, gli alberi, le strade, le case. Ho costruito delle case. Quindi trasformando la realtà proprio? Trasformando Londra in un certo senso, cioè quella parte di Londra che io ho localizzato. Per farla diventare più Londra di Londra. Presidente Kennedy, aveva in animo di affidarti una specie di film, diciamo il primo film fatto sul cosmo, a soggetto. Di questo progetto che ne è? Dopo la morte del presidente non se ne è parlato più? Sì, infatti io avevo proposto a un amico mio, che era anche amico molto di Kennedy, di girare un film su questi astronauti che stanno per andare sulla Luna, incominciare proprio dalle primi preparativi. E lui aveva accolto questa proposta con molto entusiasmo e mi aveva invitato ad andare alla Casa Bianca per parlare di questo film. Ma questa America dei grattacieli, questa che è anche un pochino l'America convenzionale, forse, vista così come una cartolina, che interesse ti suscita? Io vorrei fare un film qui, perché mi piace. Ho capito che uscire dal proprio ambiente per andare a girare in altri paesi è una cosa che aiuta a capire il mondo. Io credo in fondo che un contadino russo o un torero non sia molto più lontano da me di quanto non lo è un mafioso siciliano. Anzi, questo forse lo è di più. Sarebbe un film molto violento, credo, un film molto, molto tragico.